È morto la notte scorsa all'età di 76 anni, era nato il 7 ottobre 1946, Alessandro Masciarelli, ex amministratore comunale e provinciale e grande sportivo. Lascia la moglie Anna e tre figli, Alessia, Elio e Laura. È stato per oltre mezzo secolo un grande sportivo, legato in particolare al Carbonea Calcio, del quale era uno dei primissimi tifosi. Alla maglia bianco-blu era legato come ad un figlio, al punto da averla vestita da calciatore e coccolata da allenatore, dirigente, direttore sportivo e presidente. Gli anni che gli hanno regalato le maggiori soddisfazioni sono stati quelli a cavallo tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, con la scalata della squadra dalla promozione regionale alla Serie C2. Quando ha lasciato l'impegno diretto con il Carbonea Calcio, ha creato una società calcistica giovanile, la Carbosarda, nome scelto non a caso, visto il grandissimo e mutato attaccamento ai colori bianco-blu, scegliendo i colori nero-azzurri, quelli originari della città di Carbonia e della sua Inter, della quale pure era un grandissimo tifoso, dal 1988 al 2000, raggiungendo con la Carbosarda giovanile anche in quella fase prestigiosi risultati sia nei campionati locali e regionali, sia nella Coppa Santa Barbara nella categoria allievi. Alessandro Masciarelli era titolare della omonima storica autoscuola, la cui gestione aveva ereditato dal padre, che svolgeva la stessa attività anche a Nuoro, sua città d'origine, dalla quale si trasferì a Carbonia negli anni 50. Per moltissimi anni Alessandro Masciarelli ha accomunato la sua passione per il calcio a quella per la politica. È stato consigliere, anche con il figlio Elio, e assessore ai trasporti, viabilità, traffico e decentramento al Comune di Carbonia, assessore della provincia di Cagliari nella giunta guidata da Sandro Balletto, consigliere provinciale nella prima consiliatura della provincia di Carbonia Iglesias dal 2005 al 2010 sotto la presidenza della giunta di Pierfranco Gaviano e la presidenza del consiglio di Gianni Melis.